Sono Andrea Angelucci, sono un archeologo. Ho sempre pensato che le bellezze che abbiamo intorno sono solo la punta dell'iceberg. In realtà, camminiamo su un museo nascosto nel sottosuolo. Una delle occasioni per scoprirlo è quando gigantesche macchine si mettono in moto. La costruzione del futuro aiuta a far emergere il nostro prezioso passato. Mi è stata offerta un'occasione imperdibile: entrare nei cantieri più grandi d'Europa. Ma come fanno macchine così grandi a salvare oggetti così delicati? Sono molto curioso di esplorare il mondo di queste grandi opere. Sono tornato a Roma, nei cantieri della nuova linea C della metropolitana, che sta realizzando il consorzio Metro C, di cui WeBuild è leader. Ora mi trovo nella zona di San Giovanni, vicino a quello che è il più grande monumento di Roma, le Mura Aureliane. Queste sono le Mura Aureliane, ovvero il circuito murario difensivo che venne realizzato sotto l'imperatore Aureliano, quindi nel III secolo d.C., per difendere Roma. Hanno un'estensione di 18 km e adesso circondano quello che noi consideriamo il centro storico di Roma, ma nell'antichità cingevano tutta la città imperiale. Ecco, sotto queste mura passa un tunnel della Metro C. Quindi questo monumento così imponente, ma anche estremamente fragile, ha necessitato degli interventi di studio, di consolidamento. E questi interventi non solo hanno permesso di poter scavare il tunnel in tutta sicurezza, ma alla fine dei lavori hanno consegnato le mura più solide rispetto a prima. La realizzazione della Metro C è stata un'opportunità incredibile per nuove scoperte. Inoltre, la stretta collaborazione tra il Consorzio Metro C e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha dato anche la possibilità per gli archeologi di riempire degli spazi nelle carte archeologiche, quindi di indagare dei contesti altrimenti non noti. Buongiorno! Ciao Andrea, piacere di rivederti. Grazie mille. Ecco, questo è un contesto particolare, dove ci troviamo? Allora, qui ci troviamo all'interno di uno dei cantieri della linea C di Roma. Tieni conto che la linea C nasce per collegare il quadrante est con il quadrante nord-ovest della città e attualmente sono stati realizzati e sono in esercizio 22 stazioni e 19 km di linea. La tratta che stiamo realizzando è la tratta T3, che è la vera e propria porta di accesso al centro storico di Roma. Si sviluppa su 3 km e prevede la realizzazione di due stazioni, Porta Metronia e Colosseo Fori Imperiali. Qui siamo proprio all'interno del cantiere di Porta Metronia. Ecco, quindi, come dicevo, questo è un luogo peculiare, ma peculiare anche perché è stato ritrovato qualcosa di interessante. Di che cosa si parla? Diciamo che la tratta T3 come peculiarità ha il fatto che noi andiamo a realizzare una linea metropolitana all'interno di un contesto archeologico monumentale unico al mondo. In particolare qui a Porta Metronia è stata trovata una caserma del primo secolo d.C. di 1200 metri quadri. Questa caserma è stata interamente delocalizzata con la regia della sovrintendenza, quindi sia le strutture murarie sia i pavimenti, conservati in ambienti climatizzati e successivamente, una volta restaurati, verranno riposizionati all'interno delle strutture in cemento armato della stazione per creare proprio una zona museo, dove potrò vedere tutta la caserma rimontata. Che meraviglia! È un grande privilegio per me essere qui perché in questo contesto è venuto alla luce qualcosa di veramente particolare. Siamo veramente davanti a una delle più grandi scoperte archeologiche degli ultimi anni. Qui le indagini archeologiche si sono protratte in un areale molto grande, di circa 1750 metri quadrati. La caserma venne realizzata nel II secolo d.C. ed era decorata con pitture parietali e mosaici pavimentali, divisa in due settori, una occidentale ed una orientale, quella occidentale su due livelli, la cosiddetta caserma e la domus del comandante, mentre la parte orientale adibita a giardino. Tutto costruito sotto il regno dell'imperatore Adriano, II secolo d.C. Ma nel III secolo d.C., intorno al 271,
tutto venne demolito, anzi in archeologia si dice rasato, perché le parti superiori vennero distrutte e le parti inferiori interrate, perché a Roma serviva una nuova opera pubblica, importantissima, le mura aureliane. Ecco, qui si sta lavorando per realizzare vari livelli ed è qui che verrà rimontata la caserma del secondo secolo d.C., perché è qui che è stata scoperta. Quindi all'interno della stazione della metropolitana verrà realizzato un polo museale ed è il simbolo del connubio strepitoso, perfetto, possibile tra una grande opera e il nostro patrimonio storico archeologico. È incredibile essere testimone di come la realizzazione di queste grandi opere sia occasione per far emergere ciò che prima era nascosto. Grazie all'uso di tecnologie innovative è possibile non solo proiettarsi verso il futuro, ma salvaguardare quel passato che tutto il mondo ci invidia e che così potremo sempre ammirare.